Ciao a tutti. Allora, prima di tutto parto dicendo che è un grande piacere essere qui a Mirandola, il nostro territorio, e anche di comunicarvi, di farvi partecipi del fatto che facciamo parte di uno dei territori più importanti a livello mondiale, la Motor Valley. Proprio in questi giorni a Modena c'è una manifestazione importantissima e questo ci deve rendere fieri, perché in giro per il mondo la Motor Valley è paragonabile, anche se con una magnitudine un pochino inferiore, a quella che è la Silicon Valley. In ogni parte del mondo dove si va, dove noi andiamo, ci chiedono com'è possibile che in un lembo di terra come l'Emilia-Romagna, veramente piccolo, ci possano essere così tante aziende che fanno le più belle vetture supersportive al mondo. E questo è uno delle domande a cui è difficile anche rispondere. Diciamo sempre che probabilmente è perché qui c'è un tessuto sociale, c'è una conoscenza, c'è una passione che non c'è da nessun'altra parte. E questo non è solo parte di chi fa vetture, ma di tutto quello che è il terziario, quelli che fanno tantissime attività. E anche in questa regione, in questo lembo di terra, abbiamo eccellenze che sicuramente sono riconosciute a livello mondiale. Ma partiamo da che cosa siamo. Noi siamo nati, l'azienda che io rappresento è nata dalla discussione di due imprenditori della zona, dove il loro antagonismo sul prodotto ha fatto sì di generare quella che è diventata poi la Lamborghini, un'azienda che produce vetture e che è nata veramente sulla discussione di chi era più bravo a fare una cosa o giudicarne un'altra. In questa piccola clip vi voglio solo dare un piccolo excursus di come è nata l'azienda, di come si è evoluta dagli anni 60 e quello che poi noi abbiamo preso in essere e in carico. Oggi cos'è importante dire? È importante dire che noi veniamo da oltre 50 anni di innovazione. Cosa significa innovazione? Abbiamo sempre lavorato su dei modelli rendendoli più veloci, più potenti, più leggeri, che hanno dato sempre tantissime emozioni, ma rimanendo in un percorso evolutivo quindi di non cambiamenti epocali. E questo qui sicuramente è un qualche cosa che, non voglio dire, ci ha facilitato, perché è sempre difficile, ma ci ha dato un percorso ben definito su come andarci a muovere.
Oggi, con quello che sta succedendo nel mondo, se ne parlava prima, la CO2 sta diventando un problema a livello mondiale. La CO2, per dare la definizione che ogni tanto ne diamo proprio per rendere partecipi tutti di cosa significa, è il termometro che ci dice quanto il mondo si sta riscaldando. Quindi più aumenta la CO2, più il mondo si riscalda. Questo è un fenomeno fisico dimostrato e quindi tutto il mondo sta chiedendo di ridurre le emissioni di CO2. Per fare questo è chiaro che non si può continuare a evolvere il prodotto, occorre veramente fare una rivoluzione. E fare una rivoluzione è una cosa difficilissima. A livello industriale significa cambiare tanti dei paradigmi che sono parte della nostra conoscenza. Però questo è quello che ci aspetta ed è quello che dobbiamo affrontare. Perché è importante una rivoluzione? Perché? Perché noi siamo persone che sono abituati, siamo tutti nati andando alla pompa benzina, facendo rifornimento, caricando combustibile in 3-4 minuti, avevamo il pieno in macchina, lo trovavamo ovunque, in ogni singolo piccolo paese c'era una, due pompe di benzina. Ci aspetta un qualche cosa che sicuramente si muoverà nell'elettrificazione. L'elettrificazione però è una forma di stoccaggio dell'energia che è sicuramente un attimino più complessa. È più difficile trovare delle colonnine di ricarica. Quando si va a ricaricare una benzina, chi ha già avuto l'esperienza di fare la ricarica di un veicolo elettrico, occorrono, se la colonnina è veloce, 30-40 minuti, e noi sappiamo tutti che al giorno d'oggi il tempo è uno dei beni più importanti, è l'unica cosa che non possiamo comprare. Quindi sicuramente è una rivoluzione, ma dobbiamo approcciarla nel modo più corretto. In una supersportiva, il mio mestiere è di progettare supersportive, qual è la grande sfida? È che le batterie contengono rame, piombo, elementi pesantissimi. Il peso è il nemico delle supersportive, è quello che cerchiamo di vincere usando materiali superprestazionali, leggeri e quant'altro. E in più le batterie purtroppo hanno una forma molto regolare, sono dei gran parallelepipedi che tante volte rischiano di condizionare quello che è il design di una macchina, quello che è la bellezza di un veicolo. Per cui è un qualche cosa che ci assegna un compito molto difficile da risolvere. Per fare questo, questa è una delle immagini che mi piace di più, dobbiamo cominciare a pensare sempre in un modo diverso. Il coltellino svizzero è quello che ci fa percepire come in un oggetto solo si possano mettere dentro tante funzioni, salvando peso, salvando quello che noi chiamiamo packaging ed avendo idee brillanti sul come approcciare un problema da risolvere. Oggi la meccanica è fatta di trasmissioni. Penso tutti sappiate che da un motore esce un albero che poi va a comandare le ruote, le fa girare, sono pezzi d'acciaio pesantissimi. Se pensiamo all'elettrificazione dobbiamo rimmaginarci il fatto di portare l'energia con dei cavi anziché con dei cilindri d'acciaio. Quindi in che modo possiamo trovare delle soluzioni che ci permettano di alleggerire e di essere ancora più flessibili per poter risolvere uno dei problemi più annosi. Però c'è una condizione che è fondamentale. Noi facciamo macchine, vendiamo macchine, siamo desiderati da tutti perché regaliamo emozioni. Se non saremo in grado di regalare emozioni nel futuro, brand come il nostro non esisteranno più. E l'emozione è un qualche cosa che è fatta di sensorialità, è fatta di rispetto di accelerazioni, frenate, rumore, suono. E questa è una delle cose, purtroppo, che non dico è nemica dell'elettrificazione, ma è una delle cose più difficili che noi dobbiamo combattere ed essere in grado di risolvere. Se l'emozione è la cosa che dobbiamo di sicuro salvaguardare, c'è questa frase di Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo che secondo me descrive quello che è la grande sfida che ci attende. Se vogliamo che tutto rimanga com'era, quindi le stesse emozioni di prima, occorre che tutto cambi. Bisogna cambiare tutti i paradigmi dell'automobile supersportiva. In che modo? Occorre approcciarli in un modo diverso, bisogna tornare nelle scuole. Perché nelle scuole? Perché nelle scuole gli studenti hanno una capacità di vedere il futuro completamente diverso dal nostro. Per questo noi abbiamo aperto collaborazioni con l'MIT a Boston, abbiamo aperto laboratori, abbiamo collaborazioni con Stanford, come li abbiamo con le università più importanti italiane, Politecnico di Milano, Torino, l'Università di Bologna. In tutto il mondo bisogna andare a cercare questo tipo di competenza.
Occorre collaborare con settori che non facciano parte del nostro mondo, ma abbiano approcci completamente diversi nel risolvere problematiche tecniche. L'esempio della Boeing, con cui abbiamo aperto diversi rapporti di collaborazione, è fondamentale. Materiali leggeri, soluzioni innovative, ma anche con aziende che non hanno nulla a che fare con l'automobile. La Callaway fa mazze da golf, però in questo contesto si sono trovate soluzioni che riportano il suono, riportano la leggerezza, riportano al trattamento di materiali che non avremmo mai pensato si potessero fare. E poi bisogna tornare nelle nuove generazioni. Perché le nuove generazioni? Perché purtroppo chi ha la mia età tende sempre a dire abbiamo sempre fatto così, perché devo fare in un modo diverso. I giovani sono dei provocatori, i giovani sono quelli che non hanno una memoria storica che li obbliga a fare cose come le facciamo noi. E l'esempio che faccio sempre è l'ingegner Dallara, che probabilmente tutti conoscete, fu il primo direttore tecnico di Lamborghini. Fu il direttore tecnico di Lamborghini a 26 anni quando disegnò la Miura. Era un bambino, se lo consideriamo con l'attitudine che c'è oggi nel misurare l'età. Questo è importante, per cui in che modo noi approcciamo il futuro? Abbiamo reinventato il modo di fare lo storage dell'energia usando i telai e le monoscocche. Abbiamo sviluppato soluzioni elettriche di powertrain completamente nuove, mettendo i motori nelle ruote, e stiamo reinventando il suono di un veicolo elettrico, un suono che sia naturale, che sia all'altezza di quello che vogliamo e ci immaginiamo che possa dare le stesse emozioni di cui abbiamo parlato prima. In tutto questo noi ci stiamo preparando, noi riteniamo di essere pronti e quello che è importante è che siate anche pronti voi per sfidare questo nuovo futuro che ci porterà ad avere una sostenibilità sicuramente migliore, dando le emozioni che una marchia come il nostro deve poter dare. Grazie a tutti.